si è svolto oggi ad Arco il quarto raduno multiepoca dei gruppi storici del Trentino. La manifestazione, organizzata dal Coordinamento Rievocatori Storici Trentini, ha ospitato circa 20 gruppi diversi, provenienti da tutte le valli e le città della provincia. Più di 300 figuranti in costume che hanno proposto un viaggio nella storia trentina, dal 1300 al 1800. La giornata ha avuto inizio alle ore 10:15 con la presenza delle autorità in piazzale Segantini ed una breve presentazione di ciascun gruppo. Poi il corteo si è avviato verso Prabi per il pranzo. Alle 14:30 il clou della festa, con la grande sfilata verso il centro di Arco, dove ogni gruppo si è esibito nelle proprie peculiarità e con i propri costumi tradizionali. E dall'alto della sua nobiltà mostra ai lanzichenecchi i soldi. E come tutte le volte si va poi a congratulare almeno con i capitani dei vari plotoni. Però i lanzichenecchi erano anche contadini, gente povera, e non sempre tutti prendevano i soldi. C'era sempre qualcuno che allora cercava di rubarli. Dovete pensare che c'era la disperazione, c'era anche la peste. E quando questi soldati avevano famiglia da dar da mangiare, dovevano trovare in qualche maniera il modo di nutrirli. E quando questi soldati tradivano la fiducia del capitano, lo portavano al suo cospetto. E nella migliore delle ipotesi, la prima punizione che subivano era l'agonia. Eccolo, all'agonia. La gente sputava. Anche voi del pubblico, sputategli contro. Tirategli tutto quello che avete. Voleva portare via i soldi delle vostri uomini. L'unica maniera per salvarsi era quella di riuscire a toccare la bandiera dei Lanzi. Ma non ci riuscivano quasi mai. Come vedete, questa era la fine del traditore.